più che una strada, un gioco d'arte dove il maestro Morandini ha messo del suo, il suo genio, il suo estro, come regalo ai cittadini di Varese. Partiamo decisi per rendere sempre più bella questa nostra città. In poche parole, il vice sindaco Zanzi descrive al meglio il cuore dell'operazione Morandini: prendere una via centrale come del Cairo e trasformarla in una passeggiata semipedonale da gustare e ammirare anziché attraversare in fretta e furia. È come se il museo Morandini, in parte già visitabile, in altra ancora da ristrutturare e completare, avesse gradualmente e virtuosamente contagiato l'intera zona, dando avvio a una piacevole, a suo modo storica, contaminazione estetica, artistica e culturale. Il che non ha nulla di casuale. Per il nome della via, intitolata a un grande pittore del Seicento, e per la personalità creativa di Marcello, abituato a concepire opere non solo belle, ma anche vivibili, agevoli e frequentabili. A mio avviso questo poteva essere, e sarà, spero, un passaggio quasi pedonale, con una nuova immagine, una nuova pulizia per le strade. Una nuova vita per le strade, e sarà quasi una via dell'arte. Il nome della via è anche coerente, perché è Via del Cairo, e una buona parte di un muro costeggia la mia fondazione, che non è ancora inaugurata ufficialmente, ma spero lo sarà a fine ottobre-novembre. A fine ottobre l'inizio dei lavori, a primavera la chiusura. Grazie alla collaborazione del maestro Morandini riusciremo a realizzare in Via del Cairo la via dell'arte e della cultura, che collegherà la via Staurenchi fino al centro cittadino attraverso la via Veratti. Una via che è completamente riqualificata, più pedonabile, più fruibile da parte di cittadini e artisti, che sarà un nuovo cuore artistico della nostra città. Una novità, sì, ma anche una testimonianza, una firma, un intervento che nell'epoca della triste e seriale omologazione renderà unica una fetta della città. Sono felice di essere varesino e di mettere la mia fondazione e questa mia idea a servizio della città.